Buon pomeriggio, benvenuti a Sombrero, il programma che racconta l'estate. Sono le 14:57 minuti primi, siamo in diretta dal balconcino di Telemi, è il caso di dirlo, e oggi puntata un po' corta rispetto al solito. Non c'è Antonio Tassone, l'abbiamo mandato sbacchettato in vacanza per un giorno, solo un giorno. Rientrerà poi lunedì. Ospiti e musica, non avremo il giochino oggi, recupereremo poi da lunedì in poi, magari ne facciamo due a puntata per rientrare nei classici binari. Allora, cominciamo con il primo ospite, cultura, teatro, è partita da tempo la stagione teatrale. Ho qui con me Antonio Tallura, benvenuto Antonio. Grazie Pino, ben trovato. Cioè, abbiamo una bella visione intanto, quello che stanno vedendo i nostri telespettatori è il nostro mare cristallino. Oggi, a dire il vero, il cielo un po' velato, ma non minaccia assolutamente pioggia, quindi liberi di andare a farvi un buon bagno. Cominciamo a raccontare questa stagione teatrale. Io so che hai uno spettacolo imponente, interessante, scritto completamente da te. Raccontiamolo un po', anche che da raccontare, no E kuntu. appunto. Il titolo lo racconta tutto, è appunto Nukuntu, all'uso dei racconti di una volta, quando ancora i mezzi televisivi non c'erano, la radio, comunque, quindi il tramando era soltanto attraverso la parola, i grandi racconti che abbiano il fascino, il mistero, la paura, il coraggio. E questo racconto, appunto, Nukuntu, si inserisce in questo tipo di letteratura che è un po' scomparsa negli ultimi anni. Molti anni fa, quando scrissi questo lavoro, ho cercato proprio di riprodurre o ricordare anche, e per linguaggio e per storie e per fatti, tutto ciò che appartiene al nostro mondo, voglio dire, dal mondo contadino al mondo più semplice, al mondo dei carbonai, per esempio, no? Alla montagna, a tutto il lirismo di quello che è il panorama, il paesaggio calabrese. Intanto, parliamo della struttura, perché tu mi dicevi che in rima, una quartina è rima alternata? O Sono baciata? quattro sono quartine a rima alternata AB, e sono 394 quartine. È un testo che ho voluto scrivere appositamente così per il teatro, perché fa parte del libro di due racconti scritti per il teatro con il linguaggio appunto calabrese, perché è stato uno esperimento per capire se anche la nostra lingua, che sicuramente lo ha i colori, ha la forza narrativa per poter stare in teatro in un certo modo. Antonio, attore affermatissimo ovviamente, ma io credo che c'è una grande difficoltà a recitare in rima, o no? Beh, sì, anche perché non devi far sentire il verso pur porgendo il Ecco verso. la grande E quindi difficoltà. c'ha tutta una struttura ritmica abbastanza diversa, anche se in alcuni punti lo perdi il senso del ritmo del verso, perché entra più il dialogo, anche se in versi. Però devo dire, la ritmica, il tempo, la cadenza del tempo, del verso, del verbo anche, lo devi far sentire, perché così cammina. Vola, capito? Non è un monologo perché ci sono tanti personaggi all'interno, tu ne interpreti parecchi. Sì, questo è proprio, io sono la voce narrante, nello stesso tempo in prima e in terza persona entro dentro i personaggi che io incontro in questo viaggio che faccio, che è un viaggio, oserei dire, la prima parte, un viaggio idilliaco verso questo mondo, questa speranza, questo incontro, questa ricerca di questa persona che va a trovare, questo giovane padre col bambino piccolo e un vecchio mulo. Quindi abbiamo i tre elementi molto importanti: un giovane uomo contadino, un bambino piccolo e il mulo. Il mulo era una forza Sostegno per la incredibile, famiglia esatto, pure, esatto. E quindi si avvia verso la montagna, andare a cercare il primogenito, che anni prima, quando le famiglie erano povere, si usava affidare i bambini ad altre famiglie che lavoravano. In questo caso, questo bambino era stato affidato a una famiglia di carbonai. E questo bambino, da 3-4 anni, non si faceva più sentire, mandava delle notizie. E allora succede un fatto eclatante, che la mamma non sta bene, però questo desiderio, prima di morire, vorrebbe vedere il bambino. Allora partono il padre, il bambino piccolo e il mulo, con una vecchia cassa, una cascia, per arrivare su alla montagna. In questo trascorso della montagna, in questo viaggio della speranza, per arrivare subito, presto, perché il figlio primo potesse ritornare e quindi la mamma rimanesse ancora in vita, incontrano tutto questo paesaggio della nostra montagna, che è bellissima. Dalla fauna, al fiumare, all'acqua, ai lupi, insomma, è tutto un racconto che attraverso. La discesa, invece, visto l'accaduto, quello che accade, che non sto qui a narrare, Adesso non svegliamo tutto, ovviamente. e quindi man mano che cammina, quando arriva su in montagna, incontra vari tipi di personaggi, e il narratore stesso, nello spiegargli, li interpreta. Quindi porge la Quando, domanda ed anche la risposta. esatto, praticamente lui narra e dice: c'era tizio che parlava così, e lui lo fa. E dopodiché,
non trovando la persona che lui era andato a cercare, in questo caso il figlio, naturalmente cambia l'umore, prima del viaggio della speranza di cercarlo, non trovandolo anche la natura si mette contro e quindi succede un diluvio, una tempesta e loro devono scendere di corsa perché andare dalla madre sperando di sì, e quindi diventa un inferno. Diciamo. Le tempeste in montagna sono anche abbastanza serie. Quindi una tempesta con tutti i palloni che sbarrucano, il fiumare che cava, insomma alberi che vengono sradicati, il mulo che ha difficoltà a scendere perché scende carico del carbone, perché gli danno una parte del figlio che non hanno trovato, di questa parte è sua. E quindi c'è questa discesa verso il ritorno, quindi alla mamma, e quindi poi. E quindi questo viaggio è, io l'ho chiamato il paradiso inferno, è un viaggio dantesco anche perché ho citato proprio all'inizio il verso del camminando, citando proprio le vecchie commedie. Spero che abbia un buon riscontro, questo è uno spettacolo che io ho letto altre volte in alcune circostanze, in alcune occasioni, e quest'anno l'ho voluto riproporre perché mi è sembrato il momento adatto per riproporre qualcosa che ha a che fare con la nostra identità, con le nostre radici, con la nostra storia, con la nostra memoria, con la nostra lingua anche, con le nostre parole. Io arrivavo anche a questo perché è inusuale, no? Che un attore professionista come te reciti in vernacolo, che è considerato un po' anche il teatro povero. Sì, ma sbagliatamente voglio dire, perché una lingua come la lingua napoletana, vuol dire, non abbiamo una storia, no, come c'era a Napoli. Appunto per questo. Allora io appunto per questo ho fatto questo esperimento, per vedere se anche la nostra lingua potesse reggere anche, non dico a livello del napoletano, ma potesse reggere in teatro pur narrando una struttura o drammatica come questa o quell'altro che ho fatto in questi anni scorsi, questo Baiullà, che è un personaggio molto più leggero, più brillante, che ha a che fare con una maschera e uno spaccato di un certo tipo. Secondo me reggono, se sono portate alla stregua del teatro, cioè degli autori, come si mette in scena un autore, un Pirandello o uno Shakespeare, si mette in scena un autore del calabrese, anche se in vernacolo, con la stessa struttura. Ce ne sono poche, a dire il vero, in Calabria, purtroppo. Sono poche, però voglio dire, gli esperimenti si sono fatti. Io personalmente io me la canto e me la suono, come si suol dire, nel senso che me lo scrivo e me lo faccio, e quindi però. Però per me è una bella sfida, mi diverte. È molto interessante, secondo me. Molto. E quindi allora abbiamo, come dire, il riferimento è Eduardo da un lato e in Sicilia Martoglio, insomma, che Bovi, abbiamo tanti autori. Ma io parlo del Meridione, dico, però voglio dire, quando prima dell'avvento del teatro nazionale con Goldoni i teatri erano tutti regionali. Io provenendo dal teatro amatoriale, cioè, allora i riferimenti che noi abbiamo sono quelli, sono questi, no. Però ti ripeto, tu lo fai anche tu e ho visto diverse cose. Cioè, dipende il modo dell'approccio. Se io una parola in calabrese la tolgo da quello che è il comune sentirlo parlare o il modo di usarla così banalmente, la tiro su, la faccio vincere da un contesto che ha a che fare con una struttura drammatica portante, allora diventa forza, capito? Se sono fatti grandi esperimenti a tradurre anche delle grandi commedie, anche in dialetti calabresi, siciliani, napoletani, e hanno retto sempre, perché la forza è immediata, capito? Questo lavoro particolarmente, ti ripeto, mi è venuto in mente di riprenderlo per questo motivo. Anche cosa è che ti ha ispirato questa vicenda? Perché tu non hai vissuto l'epoca dei carbonai. No, però io ho due cose che sono sempre rimasto affascinato dalla Calabria, fra le tante cose, due. I carbonai e i briganti, e questa storia ha a che fare sia con l'uno che con l'altro. E poi questa storia mi è stata, leggendo Saverio Strati, Corrado Alvaro, Perri ed altri nostri grandissimi autori, nati in un triangolo dell'Aspromonte, che è una cosa straordinaria, se noi pensiamo che Corrado Alvaro a San Luca, Sant'Agata con Strati, e Careri. Perri con Careri, e Ardore con Francesco Misiano, il cinema, per l'antonomasia. Abbiamo la cava Bovalino. Ma diciamo che questi 4-5 personaggi rappresentano a livello culturale una cosa pazzesca. Io leggendo Strati mi appassionai a questo mondo di Strati, che era tra il contadino e la povertà della miseria, dove c'era un'anima, no, di una nobiltà incredibile. E lessi un racconto sui carbonai. E non lo so, mi si aprì un mondo, un'anima, ha detto, ah, che bello sto ragazzino. La storia del ragazzino torna, che poi scompare, ma torna dopo tanti anni all'America, diventa ricco e compra la casa del barone. Strati è particolare perché ti fa praticamente vedere quello che scrive. Esatto. È straordinario. Io sono innamorato di Tibbiettascia. Tibbiettascia, che è una cosa straordinaria.
anche la Conca degli Aranci, insomma, Selvaggi Santa Venere, tutte le cose favolose. Ha una bellissima penna fluida di raccontare le cose così come le vedi, come le senti, come, è come mangiare aprire una arancia. Utilizza anche la frase dialettale. Ecco, vedi, l'esempio che ti dicevo prima, se una frase dialettale viene portata fuori, una struttura drammatica importante, diventa una poesia, diventa una magia, diventa una parola che ha un suono, una poesia, è bellissima. C'è un messaggio criptato in questo tuo... Sì. Il mio messaggio criptato non è che è proprio un messaggio di quello, né politico né sociale, ma è culturale soprattutto. Cioè dire, noi abbiamo degli affreschi, più che la storia, ma abbiamo degli affreschi da cui noi, ognuno di noi proviene. Questo affresco che ha a che fare con la natura, col mondo che ci circonda, con la qualità della vita che noi ancora abbiamo, con quello che rappresenta tutto, la semplicità della vita, noi ancora ce l'abbiamo, lo stiamo dimenticando. E quindi questo lavoro di questo ragazzino che lavora, quindi pensiamo al lavoro anche minorile, che in epoche passate non si pensava, era un lavoro minorile che permetteva di vivere però alcune famiglie e i bambini. Oggi questo non è più possibile, però pensiamo a tutti i sacrifici che sono stati fatti perché questa società in cui noi oggi siamo... Soprattutto dai bambini. Dei bambini. E allora il lavoro dei bambini, e questo bambino però mi divertiva, che l'idea che questo bambino prendesse una coscienza sociale, anche politica se vuoi, e lui sposa diventare brigante. Io mi ricordo un'espressione, no, di mia mamma, da bimba, io bimba ovviamente, lei mi raccontava il suo vivere bimba, e c'era un mestiere che facevano i bambini, cucurrighi in arcelli. Gli spaventapasseri viventi, certo, perché si andava qualcosa, dietro, si correva dietro, no? Un qualcosa che mi ha colpito. Senti, tu sei l'autore, sei l'attore, sei anche il regista di questa... Sì, diciamo in modo molto... è un termine abbastanza... No, volevo citare una cosa, uno spettacolo. Che la carriera alle spalle porte. Ti ringrazio, non sono da solo, ho messo per la prima volta in scena a un'altra, Cinzia Costa, che è una giovane attrice, che si diletta ad essere attrice, insomma, fa diverse cose, quindi materializzo un personaggio per la prima volta, che è il personaggio di Melina, che secondo me rappresenta... Anche questo da Strati, Melina. Esatto, è tutta una citazione. Melina rappresenta la bellezza, rappresenta la purezza della donna, la forza della donna, la rassegnazione della donna calabrese. Pur essendo giovane, lei ha già un mondo davanti. Lei dice una frase bellissima, dice a vita est come un uricato, voce di mare affatato. Quando una bambina sogna l'amore è un respiro, nel momento in cui lo trova deve essere rassegnarsi a quello che l'amore gli comporta di fare. Lei incontra questo ragazzo che ama perdutamente, però questo ragazzo ha scelto anche di dedicare la sua vita anche a quello che era la rivendicazione di tutti i soprusi, di tutte le angherie. Quindi anche messaggi forti. È un messaggio forte. Quindi, e Melina quindi per la prima volta si materializza. In più ci sono due giovani musicisti che io sono felice di aver non scoperto, perché no, ma ho dato fiducia, perché mi piace dare fiducia ai ragazzi. Sono del posto? Sono del posto, uno è mio nipote, peraltro, ma non per questo, è dentro, ma sono due ragazzi che uno un'armonica a bocca e una chitarra. Io ho detto, io voglio fare questa cosa, mi interessano gli interventi musicali che accompagnano e nello stesso tempo dei temi, dei personaggi. E loro con una grande sensibilità, con un grande mestiere anche, si sono avvicinati, hanno sviluppato anche delle piccole canzoni che sono cantate in scena con una bellezza incredibile. Sempre in dialetto? Sempre in dialetto. Scritto anche quello? Anche quelle, loro hanno trovato la partitura musicale, ma dico con una bellezza, una semplicità, un'armonia, che crescono i fiori, sai quelle cose che dico sta sbocciando qualcosa che... E io sono felice di questo, orgoglioso di che sono in scena con me. Senti, ti piace più scrivere o mettere in scena? Guarda, io da un momento che ho scritto moltissimo, io sono molti anni che non scrivo. Non so, c'è un momento della vita in cui uno pensa di avere voglia di sentire, di che ho scritto molte cose. Poi avrai il prossimo flash da qui a poco. Beh, vediamo, insomma, è l'età forse, no? Quindi sono stati. Sì, non so, stati dell'età che ti portano a fare delle cose. Questi due lavori e anche le poesie che avevo scritto sono molto legato, perché hanno a che fare con un periodo preciso della mia vita, voglio dire, quindi un periodo di crescita, un periodo di ricordo, un periodo di memoria, un periodo di affetti, un periodo di radici, la famiglia. Mio padre, mia madre, mia famiglia, era molto importante la mia crescita nella Ruga, che per me è stata una scuola pazzesca, no? Ne so qualcosa anch'io. Sì, Anaca, proprio. Infatti il mio primo libro si chiama Anaca Mia. E
sono molto contento di questo. Ora io debutto il 12 sera al Teatro Greco di Portigliola, dove mi sono intesto, spero che la proposta venga accolta. Mi ha incuriosito, straordinario, insomma. Venga accolta. E poi un'altra cosa, ho avuto la fortuna di conoscere e di avere come sponsor, si può dire, posso dire, non so se come no, certo, cioè, tranquillo. E la Edil Merici, i quali hanno un laboratorio d'arte. Peraltro il nostro partner d'arte. Ah, va bene, ancora di più. Lo volevo citare non tanto per lo sponsor, per fargli pubblicità, ma per dire un'altra cosa, così come i ragazzi sono stati bravi, gli ho dato fiducia a creare delle musiche, delle canzoni per lo spettacolo ed è riuscita, così mi sono permesso di chiedere a Edil Merici, avendo loro un laboratorio d'arte che lavora nel polisterolo, di poter fare delle piccole cose, elementi scenografici semplici, da mettere in scena per ricordare, per citare, non tanto per essere così. E allora ho chiesto a loro se riuscivano, e sono riusciti, a farmi una carbonaia che potesse diventare, nello stesso tempo, rappresentare anche un pagliaro, nel senso che dormivano i carbonai. Ci sarà un gioco di luci sul polistirolo? Sì, metteremo delle luci, però devo dire tutto bianco perché non ha tempo. Uh-huh. Lo lasciate bianche perché non hanno tempo, così come anche il mulo. Quindi avremo anche in scena un mulo. Un mulo sempre stilizzato, fatto da loro, e devo dire, anche quello, con mia sorpresa, Mi viene in mente il processo per l'ombra dell'asino. Infatti, tu vedi, tu cammini con la fantasia e mi fa piacere perché si vede che le onde camminano. No, ti ripeto, così come i ragazzi, anche l'entusiasmo di trovare un ragazzo all'interno dell'Aide del Mirigico, e che con abnegazione, con arte, con passione ha creato questi due elementi. E quindi, per dire che anche qui da noi ci sono le possibilità e le maestranze e le fantasie e le passioni, se sono accese, di poter fare delle cose di bella, di importanza anche. Senti, l'ultima cosa che ti sarà uno spettacolo figurato o letto sul leggio? No, è figurato. Quindi utilizza anche il linguaggio del corpo. Sì, del corpo, figurato, ci sono delle immagini, delle cose. È proprio lo specchio. Tanto lo specchio. Beh, insomma, quasi, non è proprio così, ma quasi. Ha una struttura narrativa molto forte che ha bisogno del leggio, perché entrare in un mondo, in un punto, quindi c'è la magia del racconto, certo. Per poi entrare dentro e visualizzare delle piccole cose. Citando perché è importante anche qui. E quindi il 12 sarebbe in scena. Agosto, 21:30, Teatro Greco di Portigliola. E permettimi di ricordare anche l'evento ormai che è diventato un evento importantissimo, molto richiesto e molto atteso, che è il Portiglialba, che il 15 agosto noi la mattina, Ferragosto alle 15 di mattina noi... Non ci facciamo notte bianca qua. Esatto, aspettiamo l'alba recitando qualche verso, ricordando qualche personaggio, assieme a Mario che per il terzo anno consecutivo c'è molta attività. E permettimi anche di ringraziare chi tutto questo ha permesso di farlo, che è il sindaco di Portigliola, che è Rocco. Abbiamo avuto ospite proprio in questo programma qualche giorno fa. Ecco, vedi, Rocco è una persona con la quale ho trovato in grande sensibilità, intanto. Trovo che sia, voglio dire, ci vogliono queste persone che sono coagulanti, che riescono a portare è uno avanti. Che ci crede in quello che bisogna, come nella vita bisogna avere ambizione. Ambizione è credere, se non hai bisogno di credere. Ma anche un piccolo paese che ha quella struttura che è straordinaria. E non quindi... solo, quella struttura c'è sempre stata lì, gli è capitato a lui che nel comune di Portigliola, vuol dire. Però e lui è uno che ha detto, io ho un bene talmente grande, cerchiamo di usarlo al meglio. E devo dire che in 3 anni è cresciuto moltissimo, ha un cartellone teatrale tra invidiabili, vuol dire che può essere, può benissimo può stare a Siracusa, può stare a Taormina, come può stare a Ossia Antica, voglio dire, un cartellone di tutto rispetto, con degli attori straordinari. Però mi pare che è uno degli anfiteatri più grandi che abbiamo nel meridione di Italia. Ma credo di sì, è una bellissima struttura, poi lui è talmente bravo perché riesce a illuminare in un modo magico quella struttura la sera quando si fa lo spettacolo. Tu quando sei in palcoscenico che guardi... ha una sonorità straordinaria. Sì, e poi, lui nella... e poi lui mette tutte queste lanterne e quindi queste luci sembrano tutte bocche, tutti occhi che stanno ad ascoltare e quindi ti fa riportare ancora magia nella magia. Pane quindi anche per i medesimi. Lanterne, insomma. Hai capito? Che è nominato. È veramente così. È Rocco, bisogna dargli atto a un sindaco giovane che tenta e ci riesce, in questo caso ci è riuscito con grande merito a fare una cosa veramente bellissima. Domenica sera verremo a vederti, a vedere questo Ukunto di Antonio. Grazie. Tallura. Vi aspetto tutti, spero che la proposta venga accolta, soddisfatti, quindi ci saluteremo la sera del 12. Grazie Antonio, e ecco questo qui è la locandina di scena che trovate in giro, quindi avrete modo anche di informarvi non solo sull'orario ma anche sul cast che viene utilizzato, tra virgolette, ovviamente, in questa straordinaria opera. Prepariamo Ilenia, sei pronta? Vieni pure qua. Ilenia, grande talento, cavolo niente.
Sì, mi dicono che prima abbiamo una pausa pubblicitaria. Allora andiamo, ci fermiamo un attimo. Peugeot, da sempre sinonimo di grande qualità, vi presenta la vasta gamma delle sue autovetture. Peugeot, comfort, sicurezza, tecnologia. Il mondo Peugeot per tutti gli stili di vita, dall'utilitaria all'auto di lusso. Rivenditore autorizzato Felice Panetta, Contrada Cannelli, Locri. A Siderno, al Residence Casa Vacanze Sideroni. Sorge in una posizione panoramica a pochi passi dalla spiaggia di Siderno, ridente cittadina bagnata dal Mar Azzurro, Mar Ionio, in Calabria, cuore dell'incantevole riviera dei Gelsomini. La struttura di nuovissima costruzione è composta da moderni e confortevoli appartamenti ideali per famiglie o per gruppi di amici che vogliono vivere un soggiorno in totale autonomia, senza rinunciare ai comfort e ai servizi di un albergo. Gli appartamenti, arredati in stile elegante e moderno, sono dotati di tutti i comfort necessari a garantire un piacevole soggiorno, rilassante e allo stesso tempo indimenticabile. Ingresso autonomo, climatizzazione in ogni ambiente, copertura a rete wifi per il collegamento a internet, poi TV, avvolgibili elettrici, doppi servizi con doccia, asciugacapelli e lavatrice, angolo cottura con forno, frigo, freezer e lavastoviglie. Insomma, un soggiorno indimenticabile proprio qui nella riviera dei Gelsomini, alla Residence Casa Vacanze Sideroni, nel cuore di Siderno, in pieno centro. Un'occhiata anche al sito che voi stessi potete visitare, www.residencecasavacanzesideroni.it, per avere consapevolezza di quanta bellezza c'è in questi appartamenti e soprattutto quanto comfort per una vacanza ideale. Ancora una visione d'interno di queste stanze meravigliose, vedete un letto e poi la cucina, dove fare le vacanze in assoluta autonomia. Ancora qualche scorcio, ripeto, tutti i comfort, ma anche l'allaccio ad internet per navigare. Ancora qualche veduta, eh sì, il bagno che dicevamo prima, con doppi servizi per ogni camera. Ancora qualche visione di questo residence. Eccoci tornati in diretta. Bevanda. Volevo ricordarvi questa nuova bevanda che si chiama Bergotto Mix, distribuito dalla Spina Santa in quel di Bova, è la bibita dell'estate insieme al più famoso Bergotto, ma lo sta per diventare anche questo per gli amanti un po' del bere
con un po' di alcol, magari come aperitivo, eccellente anche il Bergotto, quello puro, con, ovviamente lo sapete ormai, lo sanno tutti, che abbassa il colesterolo, ma soprattutto è un grande dissetante. Allora, Ilenia Mazzà, vediamo cosa ci propone oggi. Intanto so che stai facendo un giro particolare delle piazze calabresi. Sì, sono stata ospite in molti paesi calabresi e ci saranno anche molti appuntamenti nel mese di agosto. Ecco, forse abbiamo qualche difficoltà col microfono, regia, perché non sento il... No, è tutto a posto. Allora, che proponiamo, Ilenia? La prima canzone si chiama Million Reasons di Lady Gaga, mentre la seconda canzone è un mio inedito che fa parte del mio EP Cercando Me, e i testi sono scritti da me. Hai scritto tu il testo Cercando Sì, Me? Brava. La musica è stata scritta dal mio produttore Ivan Ritrovato, quindi questa canzone è Silenzio e Parole e parla della fine di una storia d'amore e di quando si capisce che non si può più andare avanti in due, ma che bisogna prendere ognuno la propria strada e poi capire che è stato un bene perché non si pensava più a parlare ma soltanto a litigare. Complimenti per la grande maturità che ti devo dire. Grazie. A questa età. Quanti anni hai, te posso chiedere? 16 anni, complimenti. Insomma, non solo si esprime in maniera eccellente, ma scrive anche in maniera divina. Se è riuscita anche ad essere cantautrice, allora una stoffa c'è di sicuro, se no non l'avrebbero chiamata dappertutto. Andiamo col primo pezzo, Ilenia. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through all these worn out letters. I got a 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I stop breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might never mean, it's hard to even find out which part I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Bow down to pray. I try to make the words seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out letter. I got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay.
Beh, un pezzo fantastico, accattivante. Come ti è venuto in mente di fare questa cover? Diciamo che l'ho ascoltata molte volte in radio, mi è piaciuta, quindi ho deciso di cominciare a studiarla e di impararla. Tu parli inglese già? Sì. Qualcosa sì, via. Sì. Hai cominciato a parlare. Se pronunci così bene vuol dire che in qualche modo riesci anche ad esprimerti, anche perché canti davvero molto bene. Parlavamo del pezzo che hai scritto tu ed è questo che viene adesso, giusto? Sì. Parliamo di questa adolescenza un po' tribolata, questa scelta che si deve fare, o io sì. O tu, vediamo come va a finire. Fermiamoci un attimo, regia. Rimandiamolo da capo, perché insomma è partito un po' con effetto Larsen, quindi un po' l'abbiamo distolta e non è riuscita a prendere la nota giusta, questo lo capisco pure io. Quindi rimandiamo un po' la base, magari abbassiamo un po' l'audio per non far fischiare il microfono. Rifacciamo tutto. Tutto la bellezza della diretta è anche questo. Cose che non vuoi, liberati di me, liberati di me. E non mi dire che sono sbagliata. Come parole messe al sole che bruciano e non riscaldano. Ci siamo cambiati la vita, cresceremo più stabili di prima. Tra silenzi e respiri crederemo che forse sia stato tutto più cambiano e i giorni passano. Fidati di me, se tu fidati di me. Semplicemente è reinventarsi. Ci siamo cambiati la vita, cresceremo più stabili di prima. Tra silenzi e respiri crederemo che forse sia stato tutto più yeah.
Beh, viviamo oggi una giornata particolarmente difficile, anche su quanto è accaduto ieri a Brancaleone, giornata tristissima, dove due bimbi hanno perso la vita, quindi è difficile anche raccontare l'estate nella giornata di oggi. Ricordo la bambina, sì, le cronache narrano di una bimba autistica che attraversava i binari e il fratellino, un tentativo, un gesto eroico, purtroppo non è andato a buon fine, nel tentativo di salvarla ci ha rimesso la vita anche lui, e la mamma versa anche ancora in gravissime condizioni, con la prognosi è tuttora riservata. Ci fermiamo, ci troviamo dopo per l'atto finale di questo sombrero di oggi con poco sole. CSA, Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consigliare il meglio ogni giorno. Alimentari delle migliori marche, salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti, selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderio e Locri, telefono 0964 82 832.
troviamo in alto mare. Eccoci tornati, l'ultimo segmento del nostro sombrero di oggi lo dedichiamo al turismo con il coordinatore della Ionic Holidays, ovvero Mario Diano. Mario, un'istituzione tu qui per quanto riguarda il turismo nella Locride e non solo. Beh, la prima cosa che ti dico, come stanno andando le cose? Guarda, ci troviamo al 10, diciamo, quasi 10 di agosto, siamo nel cuore della stagione. Intanto dobbiamo dare come dato di carattere generale che mi pare che la Calabria quest'anno non vada molto bene. Quindi, sì, mi dicono che devi cambiare il microfono, allora utilizziamo questo. Prego. No, vai direttamente. Quindi, puoi rispondere alla mia domanda. Dicevo, come notizia di carattere generale, diciamo che alla Calabria non va come noi ci si aspettava. Non è una bella stagione, diciamo. No, quindi questo lo possiamo dire. Poi naturalmente, sai, ci sono i territori, le località dove magari... Parla vicino al microfono, Mario. Dove c'è una presenza maggiore, altre presenze minore, però in generale non c'è stato quello che ci si aspettava, considerato l'immenso lavoro, le risorse economiche che abbiamo impiegato per promuovere questo territorio, in particolare il nostro territorio dove operiamo, qui anzi i nostri amici, i nostri colleghi della Ionic Holidays, Maurizio Baggetta, Maurizio Reale, Tony Sire, veramente hanno fatto tanto, penso che siamo riusciti pure su delle riviste tedesche. E quindi il territorio è stato promosso, però evidentemente c'è qualcosa. Diciamo pure che non sappiamo va. Venderlo, il problema è che non ci arrivano. No, anche perché vedi, evidentemente il messaggio non arriva dove dovrebbe arrivare, anche perché c'è tanta offerta, capisci? La gente naturalmente è battagliata dalle offerte, poi da casa possono vedere tutti con questi siti. Allora internet è questo. E quindi noi stessi ogni giorno ci interroghiamo qual è la via migliore per proporci, capisci? Senza, la sensazione, no? La percezione che si vive in giro è che sia aumentato il mordi e fuggi. O sbaglio? Si è aumentato? Il mordi e fuggi, cioè sì, la vacanza brevissima. Sì, vedi la gente che cosa notiamo... che sta scegliendo, cioè vuole in una vacanza breve vedere più cose, quindi magari rimane 3-4 giorni qua, 3-4 giorni in un'altra località, fa Calabria, magari Sicilia, capisce? Quindi si fa cercando di risparmiare il più possibile e nello stesso tutto tempo con pochi soldi, di vivere, di divertirsi, di apprendere, diciamo, maggiore cose, di vedere maggiore cose in un territorio. Senti, io so che state attuando un progetto molto interessante abbinando al turismo la cultura. Dovrebbe essere sempre abbinato questo, secondo me. Questo dovrebbe essere sempre nelle condizioni di viaggiare insieme, però oggi più che mai, considerato le immense risorse che noi abbiamo e ancora forse non abbiamo preso coscienza a fondo, le risorse che abbiamo storico, culturale, archeologiche del nostro territorio in 3.000 anni di storia, capisce, uno dei territori più ricchi che esiste, ritengo, nel meridione d'Italia, considerando l'ampiezza del territorio. No, il nostro territorio è relativamente breve e ricco di tanta storia, eppure non è adeguatamente pubblicizzato, non è adeguatamente promosso. Abbiamo pure una carenza atavica di trasporti, Mario. Queste strade non possono essere sufficienti a condurti in luoghi rinomati, insomma, nel più breve tempo possibile. Questa è una nota dolente. Perché vedi, io penso che ormai le località turistiche, il mondo turistico, sai, quelli che si propongono vogliono facilitare le visite agli ospiti, sai che hanno i propri mezzi, vogliono raggiungere la località in più breve tempo possibile, naturalmente vogliono che ci sia un ambiente adeguato, la pulizia, l'ordine. Ora io non so se il nostro territorio, se tutti i paesi rispondono a questi requisiti. Ma io dico di no. Tu dici di no. Girando e ogni tanto pubblico qualche foto.
con il rischio di essere linciato, però insomma, secondo me le cose che non vanno si devono mettere in evidenza e cambiarle. Questo è il mio punto di vista, secondo me, per me è quello giusto, poi ognuno fa come vuole. No, ma guardi, per esempio, vedi Mario, io ti interrompo perché questa mattina mi sono saltati i nervi, io per andare a Soverato ci ho messo un'ora e mezza, cioè com'è possibile nel mese di agosto, in piena stagione, i cantieri ANAS sulla 106? Mi dicono che devono farli con il più caldo possibile, ma scusate, ma luglio e giugno, qui da noi non fa caldo per mettere il betume. Guarda, io non penso che ci sia bisogno di grandi intelligenze per capire che fare dei lavori dal 1 al 20 al 25 di agosto non è giusto, non è corretto, non è incoraggiante, è penalizzante perché si sposta. Quindi capisci che voglio dire? Quindi io non so questi che hanno organizzato questi lavori, magari quale necessità avevano di non rinviare a settembre, eccetera. O magari farli prima, tenere il territorio pronto per accogliere la gente. Sì, voglio dire, questo noi lo sappiamo. Anche tagliare l'erba al lato delle strade, anche quello, è un biglietto da visita importante quello. Come ti dicevo prima nella nostra conversazione così fuori dai microfoni, vedi, io penso che il turismo è qualcosa che lo deve volere tutta la popolazione, tutti i soggetti che ci vivono, dal semplice cittadino ai maggiori responsabili di un territorio. Il turismo deve essere accoglienza, deve essere pulizia, ordine, informazione, capisci? La gente che arriva vuole sapere dove andare, cosa fare, cosa vedere e quindi essere pure facilitata nel raggiungimento di queste località. Ma tu sei stato fra quelli che ha avuto più fantasia in questo, te le sei inventate alcune volte le cose. Io ricordo anche i gruppi folk, come tu accoglievi i turisti e loro rimanevano estasiati. Sì. Questo giro nei paesi d'arte nostri, anzi facciamo pure i nomi dove andate, sì, perché è giusto sapere cosa si offre. Sì, ma vedi, scusa che tu dica in dialetto, va bene, l'artista, queste cose sei tu, amico mio, perché no, non lascia stare, vedi, io a volte quando non posso seguire in diretta, poi rivedo su YouTube, no? Quello che fai tu tocca il cuore, perché le nostre radici sono quelle lì, vedi? Ma sono c'è solo una radice. Chilometri, capisci? Che la gente che vedi tu hanno rappresentato le nostre basi, le nostre fondamenta, la nostra cultura. Vedi, delle volte io quello che dico a degli amici, sì, non studiamo lauree, questo, quell'altro, ma adesso a quest'età matura mi accorgo che le vere radici sono quelle maturate nella campagna. Tu hai portato i turisti a gustare la ricotta appena fatta, sì, fresca. E loro che dicono? Tu pensa che portami tu turisti puro in una località qua vicino a Cogliarocina, a settembre facciamo un filo di zebbine, di cose, di l'uva per fare il mosto. No, questo questo vino famoso che c'è, bianco, quello di bianco, il greco di bianco. Facciamo un filare, stiamo vendo con Gennarocina. Capisci? Un vino greco di storia. Sì, voglio dire, in modo che la gente possa vedere qual era il nostro ritmo di vita, capisci? Quello che è la nostra cultura, perché ormai il turismo è inutile nasconderci, il turismo è cambiato, la gente vuole andare in una località, ma vuole pure conoscere la storia di quella località, la realtà di quella località, vuole conoscere la gente. Capisci? Sono cose che altre regioni li fanno da tempo, vede, sì, la Puglia è molto organizzata. Sono strutturati per questo. E le istituzioni, capisci, incoraggiano questo, che tu dici, ieri portava a tu paese in quell'altro paese, però iettammo sangue noi per organizzare cosa vedere, dove andare, capisci? In questi paesi dovevano essere appunto le istituzioni a facilitare la visita di queste cose, però non ti nascondo che piano piano si stanno facendo dei piccoli passi, certo. Tu soprattutto con questo tuo programma Radici, guarda, magari non so se ti arrivano testimonianze, chiedi voi, no, quando no, si specie dall'estero, sì, tante, ma soprattutto è lì, vedi, la vera Calabria, quelli che sono andati magari portando nel cuore quelle che erano le tradizioni, no? Che tendono a dimenticare, dicevo, ma non vogliono tante dimenticare. Mail e quindi tu gli sbigli, Stati Uniti, Canada, insomma, sono i paesi dove c'è Argentina, sì, dove è forte la nostra immigrazione, e tanta è la nostalgia dei posti nativi dove è così, guarda, deve continuare su questa strada. Vedi, noi dovremmo dare una veste moderna di queste nostre tradizioni, capisci? Queste nostre tradizioni, le campagne, i contatti con la gente, i vicoli, i balconi fioriti, capisci? Debbono essere organizzati in modo tale da far parte di un pacchetto turistico. Quindi, capisci, valorizzare queste cose che tu fai, sai, trovi questa gente, queste persone. Senti, parliamo un attimo d'economia, no? Io credo, vedi, questo prodottino qua. Parliamo di Bergamotto. Bergamotto, sì, sta avendo un'evoluzione importante e imponente. Incredibile, esponenziale. Può essere il futuro dell'economia della nostra zona?
Guardi, io ritengo di sì, si sono fatti dei passi, però ritengo che sono piccoli rispetto alle potenzialità, perché tu lo sai, il bergamotto viene usato in una vastità di per una vastità di cose. Però sta cambiando qualcosa, Mario, perché c'è tanta gente che sta togliendo le arance e pianta il bergamotto. È una moda oppure è un'economia che avanza? Questo è un fenomeno che facilmente intuibile, vedi, facilmente registrabile. Tu vedi per esempio le arance, no? Noi vediamo tutti, le arance ormai sono così comuni rispetto a ogni anno che passa, sono sempre meno desiderate, capisci, perché non riusciamo a competere, ci sono altre località del Mediterraneo che riescono a fornirle a prezzi minori. Quindi è vero che c'è questo cambio, che gli aranceti vengono sostituiti da piante di bergamotto, capisci? Si stanno organizzando pure per utilizzare ogni parte del bergamotto, pure queste aziende che abbiamo nel nostro territorio stanno facendo prodotti nuovi che vengono inseriti nella farmaceutica. Quindi il bergamotto sta andando avanti, però ritengo dovrebbe essere maggiormente promosso, maggiormente commercializzato. Guarda, io mi ricordo tanti anni fa, tu partecipavi sempre nella stessa veste, perché tu insomma hai fatto i tuoi begli anni per lo sviluppo del turismo in Calabria, in un'altra trasmissione, eravamo a TV9, io lo ricordo. Sarebbe la madre praticamente di questa emittente. Quanti anni fa? Ma saranno 25-30 anni fa, 20 anni fa. E mi ricordo una domanda che io ti feci all'epoca e tu sei rimasto come sorpreso. Vabbè, a distanza di 20 anni non è cambiato nulla. Perché? Perché all'epoca si parlava di strade, no? Io ti dicevo, è vero che non ci sono le strade, ma nemmeno in Marocco, a Marrakesh per esempio, però la gente ci va e qua perché no? Sì, questo mi ricordo. Intanto vedi il nome, è suggestivo quella località per una serie di cose, capisci? Ora qui potrebbero maggiormente venire a visitare le nostre località, però dovrebbero esserci maggiori punti di attrazione, capisci? Perché in una località non si va solamente per un fatto, per una cosa precisa, non so, per un monumento, per vedere, come dici tu, magari un'azienda oppure un qualcosa di tipico. Dovrebbero essere una serie di cose. La località dovrebbe essere, deve suscitare attrazione. Una volta che sono qui si possono incanalare e vedere altre cose, capisci? Diciamo che i comuni nostri bene o male sono attrezzati per offrire delle serate particolari ai nostri turisti. Io ricordo un altro episodio che ti voglio citare qui e voglio sapere anche il tuo pensiero di questo. Ricordo che tempo fa il consorzio degli alberghi, degli albergatori, aveva ospitato un gruppo di russi, di turisti russi. Sì. Allora, il turista russo per antonomasia è quello che predilige l'extra lusso. Sì, qui non l'ha trovato. Sì, ed è vero, qui noi non siamo nelle condizioni di ospitare questo tipo di turismo. In ogni caso, colgo l'occasione per dire che non abbiamo mollato sotto questo aspetto. Vedi, pure ti dicevo, i nostri amici, i colleghi della Ionic Holiday, abbiamo contattato pure nelle fiere, pure i tour operator russi, e grazie pure al presidente di Confindustria, che Nucera, che lui è pure un importante tour operator. Tu lo sai che vengono qui a Roccella i russi il 10 di settembre, piccoli gruppi, hanno già prenotato, vengono all'Hotel Mediterraneo, si tratterranno fino al 10 o 12 di ottobre, sono piccoli gruppi e probabilmente utilizzeranno anche altri due alberghi di Roccella. Questo è un test che si fa, perché si è insistito su questo aspetto, vengono però, come dicevi tu, siamo nelle condizioni di soddisfare le richieste, noi sappiamo che cosa vuole questa gente, perché vedi, per sviluppare... Io so che vanno a svaleggiare, si fa per dire ovviamente, le profumerie, sì. Tipo, loro sono affascinati dal prodotto Made in Italy e quindi quello che trovano di gran marca viene comprato e acquistato, dicevo, a grandi quantità. Ma quello che diceva uno che si interessa di moda qui nei nostri paesi, di profumi, mettetevi in contatto con gli alberghi dove vanno questi russi, in modo che sia un opuscoletto, che quando arrivano questi, nel dare il benvenuto, nell'offrire un cocktail benvenuto, possono dire: signori, per Roccella c'è questo, se volete comprare A, B, C, D, facilitare le cose, capisci? Quindi bisogna, anche se non siamo organizzati come potrebbero essere altre località turistiche, dobbiamo quel poco che abbiamo riuscire a venderlo, a proporlo. L'informazione è fondamentale, capisci? Diciamo che il mercato dell'est europeo è un mercato abbastanza in movimento, no? Certo, quindi deve facilitare, deve stimolare la gente. Anche ricco, perché sì, ma io vedo hanno capitali che spendono.
alla fine. Ma io quando li porto, adesso un po' meno che adesso, sai, ci stiamo mettendo da parte, quando si faceva cowboy. Lo dici sempre, non è così. Quando per esempio a mamma, avevamo pure a Bivonci, sai, si andava prima. In particolare a Mammola, che ero lì per altre cose lavorative, aspetta, ma... e allora preparavamo, sai, lì dove c'era il telaio, dove c'erano, lavoravano il legno, e si preparava tutto con i prezzi, eccetera. Già in partenza i turisti venivano informati di quello che potevano vedere e di quello che potevano comprare, e andavano lì e vedi, si vendeva tranquillamente. Quindi voglio dire, dobbiamo metterci nei panni di un turista che vuole spendere, facilitare questa possibilità di spesa. Quindi... Allora Mario, siamo in chiusura, un rapido bilancio di quanto sta avvenendo adesso luglio e agosto, perché rimane ormai poco, non basta nulla più per salvare una stagione che insomma non è andata. Guarda, io non voglio essere pessimista. Non lo dobbiamo essere, anzi. Vedi, dobbiamo essere realisti, io mi limito a dire che praticamente senza dubbio non c'è stato un incremento rispetto all'anno scorso. In che misura magari sono venute a mancare certe presenze, così, questo si vedrà con calma, capisci? Perché adesso si sta pensando un pochino di ospitare, perché questi sono i giorni, le giornate. Certo, incertezza un po' economica, no? Che in qualche modo influisce, almeno l'italiano, è così. Sì, qualcosa, vedi, insomma, adesso c'è movimento, diciamolo apertamente, tu lo percepisci pure nelle strade, nei momenti che ci sono, sono 5-6 giorni, 10 giorni, però il problema rimane sempre lì, non riusciamo per una serie di motivi, ripetiamo sempre la stessa cosa, però si sta lavorando pure, non demordiamo, si sta lavorando per esempio, come dicevi, la cultura, vedi, noi stiamo cercando di inserire, di mettere sempre più nei pacchetti delle visite ai nostri siti, ai nostri musei, perché c'è una fascia enorme di mercato sia in Italia che all'estero che vuole venire a visitare queste storie, questi territori, queste terre greche, capisci, questi territori della Magna Grecia, e questo a prescindere del mese di luglio e agosto, di quel posto tra luglio e di agosto, capisci? Quindi questo aprirebbe strade che porterebbero veramente a un turismo che crea economia, occupazione e che durerebbe mesi, oltre al fatto che ci vogliono più strutture ricettive, non certo. Avevamo albero, non avevamo villaggio adeguato, questo e l'altro, questo cambia tutto sulla fascia tirrenica. Io lo dico sempre che un villaggio che c'è da quella parte registra più posti letti di tutti quanti abbiamo noi qui sul territorio, da Brancoleone a Monestale. Senti, in chiusura, no? Parlando anche del clima, io voglio raccontare un altro episodio che mi è capitato anni fa con un gemellaggio fatto tra il paese di Artore e uno della Bielorussia, dove io contribuì in maniera determinante in questo, mi ricordo quell'episodio. Ed era nelle ferie di Natale, questi signori facevano il bagno a mare. Sì. Quindi abbiamo questa grande possibilità. Ma questo, vedi, bisognerebbe, tra virgolette, giocarsele, bisognerebbe venderle, promuoverle, capisci? Perché effettivamente, sai, non tutti magari, però ci sono quelli che guardano il clima, la possibilità di fare il bagno fuori stagione, quando una località come la nostra, dove si può, lo slogan potrebbe dire la riviera dei Gelsomini, dove l'estate dura 6 mesi. Ma l'inverno nostro è l'estate loro, perché stessi gradi del Mar Baltico, insomma. Ma infatti poi adesso, vedi, il mondo è diventato piccolo. Si può pubblicizzare subito, una promozione arriva in tutto il mondo, quindi capisci, una buona attività di promozione potrebbe senza dubbio migliorare il nostro stato. Grazie Mario Diano, non abbiamo più tempo, ringraziamo Mario così come gli altri ospiti che sono venuti a trovarci, era Antonio Tallura prima, con cui abbiamo dialogato del suo spettacolo di teatro, turismo, per quello che ci è rimasto, chiudiamo Sombrero qui, torneremo lunedì. Lo sapete già, da lunedì al giovedì va in onda questo programma, nella fascia pomeridiana tornerà anche il gioco e il collegamento alle strutture balneari per raccontarvi l'estate 2018. Alla prossima.
CSA, Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consigliare il meglio ogni giorno. Alimentari delle migliori marche, salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti, selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderno e Locri, telefono 0964 82 832. Peugeot, da sempre sinonimo di grande qualità, vi presenta la vasta gamma delle sue autovetture. Peugeot, comfort, sicurezza, tecnologia. Il mondo Peugeot per tutti gli stili di vita, dall'utilitaria all'auto di lusso. Peugeot, rivenditore autorizzato Felice Panetta, Contrada Cannelli, Locri. A Siderno, al Residence Casa Vacanze Sideroni. Sorge in una posizione panoramica a pochi passi dalla spiaggia di Siderno, ridente cittadina bagnata dal Mar Azzurro, Mar Ionio, in Calabria, cuore dell'incantevole riviera dei Gelsomini. La struttura di nuovissima costruzione è composta da moderni e confortevoli appartamenti ideali per famiglie o per gruppi di amici che vogliono vivere un soggiorno in totale autonomia, senza rinunciare ai comfort e ai servizi di un albergo. Gli appartamenti, arredati in stile elegante e moderno, sono dotati di tutti i comfort necessari a garantire un piacevole soggiorno, rilassante e allo stesso tempo indimenticabile. Ingresso autonomo, climatizzazione in ogni ambiente, copertura a rete wifi per il collegamento a internet, poi TV, avvolgibili elettrici, doppi servizi con doccia,
asciugacapelli e lavatrice, angolo cottura con forno, frigo, freezer e lavastoviglie. Insomma, un soggiorno indimenticabile, proprio qui, nella Riviera dei Gelsomini, alla Residence Casa Vacanze Sideroni, nel cuore di Siderno, in pieno centro. Un'occhiata anche al sito che voi stessi potete visitare, www.residencecasavacanzesideroni.it, per avere consapevolezza di quanta bellezza c'è in questi appartamenti e soprattutto quanto comfort per una vacanza ideale. Ancora una visione d'interno di queste stanze meravigliose, vedete un letto e poi la cucina, dove fare le vacanze in assoluta autonomia. Ancora qualche scorcio, ripeto, tutti i comfort, ma anche l'allaccio ad internet per navigare. Ancora qualche veduta, sì, il bagno che dicevamo prima, con doppi servizi per ogni camera. Ancora qualche visione di questo residence. Al timone la follia, ci ritroviamo.